Siamo con Vito Rodi, capogruppo di Autonomia Cittadina e segretario del partito Franco Pastore. Se da poco ho conosciuto l'esito definitivo del voto alla Camera e al Senato, la prima riflessione è una: a casa massima Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, ha il massimo dei voti. Voi di Autonomia Cittadina vi eravate staccati 2 anni fa dai partiti tradizionali, quindi questo in qualche modo può essere un successo anche per voi? Intanto scusami, ti correggo, hai detto che sono il segretario del partito. Noi partito non lo siamo mai stati, è una precisazione importante. Questo per dire che appunto il movimento civico è nato in funzione e con un obiettivo particolare, quello di frapporsi alle solite dinamiche che mettono in moto i partiti. Quindi da questa premessa, tra l'altro se tu guardi un attimo quelle che sono state le nostre dichiarazioni prima della tornata elettorale, noi abbiamo detto molto chiaramente che lasciavamo libertà di voto, ma nello stesso tempo era emerso nell'ambito del nostro gruppo di direttivo, era emersa la volontà di appoggiare un voto di protesta. Ed è l'unico voto verso il quale ci sentiamo vicini. Chiaramente avevamo anche detto che questo voto di protesta a casa massima era rappresentato da 2 esponenti politici, soprattutto uno, e quindi le conclusioni puoi trarle abbastanza facilmente. In chiave più locale, il PD ha raccolto 1.537 voti, il Movimento 5 Stelle 2.796 e il PDL 20 di meno, parliamo in questo caso del Senato. Che cosa vuol dire da capogruppo del partito questo? Ci possono essere ripercussioni in chiave locale? Ma sicuramente abbiamo votato per le politiche, però comunque qualche riferimento a livello locale va fatto. Sintomatico, come dire, l'insuccesso, diciamo l'insuccesso dell'UDC, partito del sindaco, il quale aveva un risultato del genere è piuttosto, come dire, sconfortante. Ricordiamo a beneficio dei nostri ascoltatori che l'UDC alla Camera ha raccolto 236 preferenze. Esatto. Quindi, diciamo, io qualche riflessione la farei. Fra l'altro, punterei anche a, come dire, a valutare l'indice di gradimento dell'operato dell'amministrazione proprio a livello locale. Ora, diciamo, il PDL ha mantenuto, come dire, i consensi della tornata precedente e forse anche quella delle politiche precedenti. Però anche lì una riflessione io la farei. Che oggi sentendo parlare il capogruppo nella sua intervista, il capogruppo Valenzano in Consiglio Comunale, sentendo, come dire, la sua intervista, qualche riflessione anche da parte sua la farei. Perché tutto sommato il nostro segretario ha già detto, diciamo, la nostra collocazione da quando siamo nati. Diciamo che siamo stati anche antesignani, perché il voto di protesta che, insomma, si eleva dalla popolazione, considerata tutta la situazione a livello generale, noi la stiamo vivendo da molto tempo ancora prima. Per cui una valutazione di carattere generale andrebbe fatta da parte dell'amministrazione e considerare le esigenze che questo paese continua ad avere, forse anche, come dire, in misura più grave di qualche tempo fa. Grazie a Vito Rodi e Franco Pastore.